Buongiorno, io mi chiamo Susi Galeone, faccio parte della cooperativa sociale La Paranza, sono la guida ufficiale delle catacombe di San Gaudioso e ci troviamo nel chiostro della Basilica di Santa Maria della Sanità. Arrivando qui, è possibile fare un percorso che va dalle sepolture paleocristiane fino all'arte contemporanea. Dal 1600 furono utilizzate dai frati domenicani che cominciarono a seppellire solamente gli aristocratici in un modo molto molto particolare, inserendo solamente i teschi nel muro e affrescando invece gli scheletri, dipingendoli anche con oggetti per identificare la professione. C'è un'altra area chiamata Cantarelle, nelle stesse catacombe, che è la zona in cui i domenicani preparavano i corpi prima dell'esposizione nella galleria. Nelle Cantarelle i corpi venivano bucati e venivano lasciati a scolare, infatti a Napoli sono conosciuti anche come scolatoi. Sono presenti nelle catacombe vasi di Anna Maria Bova. Ci sono opere in ferro, in latta di Riccardo d'Alisi che richiamano dei personaggi biblici, ma vogliono anche dare dei messaggi sempre vicini alla religiosità cristiana. Nelle catacombe, oltre alle sepolture paleocristiane, alle sepolture seicentesche, noi continuiamo ancora un discorso di comunione e di connubio di arti diverse e di arti lontane.